qua con Andrea Stetter, uno dei relatori dei convegni organizzati da Formazione 3T, e gli chiediamo come i recenti studi di biomeccanica degli alberi possono aiutarci a valutare i rischi e salvaguardare la salute e la stabilità degli alberi. Valutare il pericolo che gli alberi possono rappresentare, soprattutto in un ambiente urbano, è un'operazione molto complicata. Ci sono molti fattori coinvolti per i quali possiamo capire se l'albero è sufficientemente sano o se l'albero deve essere rimosso. Come sempre, la gente chiede soluzioni semplici e veloci. Attraverso la biomeccanica possiamo vedere e considerare diversi fattori che possono essere presi in considerazione. Ad esempio, possiamo cominciare con il carico che l'albero deve sopportare, perché anche molti alberi che presentano difetti, anche questi difetti potrebbero diventare un valore aggiunto. Ma per poter decidere hai bisogno di attrezzi, hai bisogno di fare indagini, per poter dire con una certa sicurezza se l'albero è sano e può essere mantenuto, oppure se va eliminato. Attraverso la biomeccanica possiamo approcciarci all'albero sia come organismo vivente che come struttura e quindi prendere delle decisioni appropriate. Comunque attraverso la biomeccanica possiamo vedere cosa è a favore del mantenimento dell'albero e cosa può essere invece contro il mantenimento dell'albero. E di conseguenza, ancora una volta, possiamo ragionevolmente dare una interpretazione dei dati.